Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale, sono Ben. Oggi videazzo, vi mostro la bellezza di tre configurazioni di computer VR ready, partendo da una configurazione base fino a una top. Like, iscrizione e campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video. Venite a trovarmi sulla pagina Facebook Advanced VR Fair e usate il link in descrizione per comprare i vostri giochi preferiti su Instant Gaming. In questo modo supporterete anche il canale, grazie. Dunque ragazzi, ho creato queste tre configurazioni non solo in base alle prestazioni ma anche in base al prezzo, quindi ho fatto una sorta di bilanciamento prestazioni qualità prezzo. Ovviamente di queste configurazioni trovate i link in descrizione, suddivisi per configurazione. Ogni configurazione ha i link con i singoli pezzi. Inoltre ho selezionato quelli con i prezzi più bassi, quindi potete utilizzare direttamente i link per comprarli su Amazon. Purtroppo per quanto riguarda le schede grafiche, ragazzi, siamo in un periodaccio, quindi non posso fare altro che indicarvi il modello della scheda grafica da aggiungere per quella configurazione, ma vi sconsiglio assolutamente l'acquisto, anche se le trovate disponibili da qualche parte, ve ne sconsiglio assolutamente l'acquisto, che per adesso lo andate a pagare al do. Quindi per il momento, se volete creare la vostra prima configurazione o se volete aggiornare la vostra attuale configurazione con qualcuno dei pezzi che trovate nei link, prendete tutti i pezzi di cui avete bisogno tranne le schede grafiche e in un mesetto o al massimo due il mercato delle schede grafiche dovrebbe assestarsi e quindi i prezzi dovrebbero tornare nella norma. In ogni caso, per ognuna delle configurazioni ho comunque inserito il link della scheda grafica da acquistare, che per adesso risulterà non disponibile, ma nel momento in cui tornerà disponibile potrete acquistarla direttamente dal link che vi ho inserito. Inoltre ciascuna di queste configurazioni è al di sopra dei requisiti minimi, quindi dovrebbero garantirvi prestazioni ottime. Se vogliamo parlare in termini di FPS, visto che ci tenete così tanto, anche la configurazione base dovrebbe garantirvi un gameplay sui 50 FPS medi. Di media. E partiamo proprio dalla configurazione di base. Per la build economica ho messo insieme una MSI B550 Tomahawk con BIOS aggiornata in modo tale da supportare pienamente il Ryzen 5 3006. Inoltre ho aggiunto 16 GB di RAM composti da due banchi da 8 a 3200 MHz. Abbiamo un terabyte di hard disk a 7200 giri e un SSD da 120 GB. Il tutto all'interno di un computer case della Thermaltake con un alimentatore della Cooler Master da 550 Gold, quindi a 550 Watt. E per questa build ho inserito la RTX 3060 Ti da 8 GB DDR6, che al momento non è disponibile se non a prezzi stratosferici, e acquistarla adesso equivarrebbe a una follia. Diciamo che le alternative ci sarebbero, ma trovo in utile andare a mettere schede vecchie o componenti vecchi, come per esempio la 1660 Ti o la Radeon 590 o anche le 5006, le 5007. Questo non perché non siano delle ottime schede, perché comunque anche per la VR vanno benissimo, però ragazzi, se abbiamo l'hardware nuovo e ci stiamo facendo una build nuova per la VR, dobbiamo mettere l'hardware nuovo. E oltretutto, anche per chi aggiorna, immagino che la 1660 Ti o una 5006, una 5007 la Radeon già ce l'abbiamo, quindi per forza dobbiamo passare al nuovo hardware. Il prezzo di questa configurazione, scheda compresa, sarebbe attenzione, di 1140 euro, però a quale condizione? Se vogliamo credere al prezzo di listino della scheda grafica. In ogni caso, considerate che senza la scheda grafica questa build ha un prezzo di 740 euro. Passando alla build intermedia, invece, ho messo insieme una MSI X570A Pro con un Ryzen 7 3700 X. Qui invece abbiamo 16 GB di RAM a 3600 MHz, anche in questo caso composti da due banchi di RAM da 8 GB ciascuno. Anche qui abbiamo un tera di hard disk a 7200 RPM e un SSD da 120 GB. Poi abbiamo lo stesso case e lo stesso alimentatore della configurazione precedente. La scheda grafica di questa build, che anche in questo caso non è disponibile o comunque disponibile soltanto a prezzi folli, è una 3070 da 8 GB DDR6. Ripeto ragazzi, non comprate schede grafiche in questo periodo. Anche qui il prezzo di questa build, se vogliamo attenerci al prezzo di listino della 3070, sarebbe di 1270.
1270. Senza la scheda grafica, invece, siamo molto simili alla configurazione di sopra, infatti è 760 euro, quindi c'è una differenza di 20 euro rispetto alla configurazione di prima. Quello che cambia, ovviamente, il prezzo finale è la scheda grafica. Sopra avevamo una 3060 Ti, qui abbiamo una 3070. Procediamo con la configurazione top. Qui abbiamo una 570 Horus con un Ryzen 9 3900X, 32 GB di RAM a 3600 MHz suddivisi in due banchi da 16 GB l'uno, un SSD soltanto da un tera, in questo caso formato M2, e ovviamente il formato M2 dell'SSD è presente anche nelle configurazioni precedenti. Abbiamo lo stesso case delle configurazioni precedenti, ma l'alimentatore in questo caso è un Cooler Master Gold da 650 watt, e per questa build ho scelto una scheda grafica RTX 3080 da 10 GB di DDR6. Anche questa, se non volete pagarla al doppio del suo prezzo, non la comprate in questo periodo. Attendete un po', comprate gli altri pezzi, metteteli da parte, magari utilizzateli per adesso con una scheda media che già avete, e quando sarà il momento giusto comprate le schede grafiche nuove. Prezzo della configurazione top, ovviamente considerando sempre il prezzo di listino della 3080, sarebbe di 1853 euro. Ragazzi, che per una configurazione top io non so più cos'altro darvi, perché una configurazione top di 1850 euro sfido a trovarla. Senza la scheda grafica, questa build ha un prezzo di 1150 euro circa, quindi 1150 euro, e questi sono certi perché stiamo parlando di pezzi che sono disponibili, quindi dei quali sappiamo i prezzi effettivi, e al momento i prezzi degli altri componenti non hanno subito variazioni eccessive. Sono soltanto quelli delle schede grafiche che per adesso sono impazziti tutti quanti. Quindi la base di questa build top è di 1150 euro più successivamente il costo della scheda grafica. Ragazzi, prendete questi prezzi che vi sto dando con le pinze, perché sapete benissimo che il mercato dell'hardware del PC varia continuamente, cambia da un giorno all'altro, e soprattutto abbiamo una grossa incognita che, ripeto, è il prezzo delle schede grafiche, che varia di qualche centinaio di euro anche, e non solo in base al periodo, ma anche in base al modello o alla versione della scheda, perché sapete benissimo che i produttori mettono per esempio dei sistemi di raffreddamento proprietari, oppure fanno dei piccoli overclocking di fabbrica, e quindi vanno a creare queste versioni modificate delle schede grafiche, e ovviamente costano molto di più. Quindi, ripeto, questi prezzi che vi ho dato prendeteli in un modo molto generico. Inoltre, queste configurazioni non sono rigide, cioè cosa vuol dire? Potete andare a mettere un hard disk o un SSD molto più grande, potete prendere la 3080.